Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Oggi sbarbata dai profumi dolci e profumi estivi. Finalmente è arrivata l'estate, è arrivato il caldo anche a Milano, anche se onestamente io già non ne posso più, però ormai il clima giustamente è questo perché è la sua stagione, quindi oggi cominciamo con dei profumi veramente molto, molto estivi. Per cui l'acqua calda è già nel lavandino, adesso mi metto l'acqua. Inumidisco il viso e ci mettiamo il nostro. Prebarba, pelle secca, poco compliante oggi per via del caldo, il fatto che comunque si suda, l'aria poi a Milano non è che sia eccezionale. Il Floyd Sandolore. A me mi piace, ragazzi, lo so che vi propongo sempre questo, però. È veramente. Qualcuno mi ha detto che lo dovrei centellinare un po' di più, essendo una roba, un prodotto ormai difficile da trovare e quando reperito in realtà potrebbe non essere all'altezza, però perché potrebbe essere un po' appunto deperito, ma. Io lo uso molto volentieri, funziona bene nonostante i suoi anni e quindi insomma tenerlo lì e basta far la muffa, onestamente mi dispiace. Allora, pennellino, tasso finest, manico in radica di sequoia, nodo da 24, murrina sul fondo, la nuova serie Wild di Nero Ardesia Luxury Shaving, ciuffo ad alta densità e quindi con un bel backbone che fa bene il suo lavoro. Ciotolina da mercatino cinese, un po' zigrinata sul fondo, non so se si vede, per montare un sapone dal profumo che a me piace veramente tantissimo, un sapone di Abate di Lamantia, Isacco, alla mela verde e al fico, quindi un profumo molto, molto estivo, si sente subito. Come si dice, la mela verde, l'acidulo della mela verde, ma subito dietro è seguito dalla dolcezza del fico, quindi ci sta in pieno col clima di oggi. Abate di Lamantia, sappiamo che fa prodotti, preleviamo un pezzetto, fa prodotti a base di, come nella sua base fa prodotti con i pistilli dello zafferano, la macerazione dei pistilli dello zafferano che danno ai suoi sapone una capacità protettiva e una scorrevolezza molto 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 importante. Prendiamo il pennellino e iniziamo a lavorare il sapone che, come vedete, risponde immediatamente. Saponi di Abate di Lamantia richiedono un po' d'acqua, secondo me. Sono delle paste, come dire, all'italiana, quindi sono quasi nel mezzo esatto tra il sapone duro e la crema vera e propria. Aggiungiamo un pelo d'acqua, aspettate che adesso devo trovare dove appoggiare il sapone. Ecco qua, c'è un po' d'acquetta. Il profumo è esplosivo, devo dire che secondo me da Don José Abate di Lamantia ha fatto un bel salto anche per quanto riguarda l'intensità dei profumi, oltre che alla meccanica che secondo me ha raggiunto. Non ho provato ancora Monet, però l'ho visto in video da chi già l'ha potuto testare, grande, grande meccanica. E secondo me con Butterò, altro grandissimo sapone di Abate di Lamantia, secondo me tra i migliori in assoluto. Abate di Lamantia ha raggiunto il top dal punto di vista meccanico. Allora, ci inumidiamo un attimo il viso e ci mettiamo il sapone. Quindi direi che se dovessimo proprio dare una data, così un segnale, un mettere dei paletti,
vi direi che con Don José abbattere la mantia, che anche quello è un grandissimo sapone estivo con cocco e banana, quindi un profumo anche estremamente dolce, molto, molto apprezzato durante i mesi caldi. Poi c'è dentro dei cristalli di mentolo, se non ricordo male, e quindi dicevo, da Don José abbiamo raggiunto, secondo me, un grande livello di profumazione, di persistenza già proprio anche nel montaggio, sono proprio esplosivi in ciotola, quindi figuratevi in face lathering che cosa sono, e con Butter abbiamo fatto un passo oltre con la meccanica del sapone. Io ripeto, non ho visto Monet, però, cioè non ho provato Monet, ma da quello che ho visto in video mi sembra che sia un parente molto prossimo di Buttero e del nuovo Crocos, secondo me. Boh, guardate che bella schiuma, bella, densa, compatta che fa Isacco. Ci sciacquiamo la mano. Aspettate che chiudiamo il sapone, perché poi vanno un po' preservati questi aromi. Mastro Olivi 7 ottavi, manico in ulivo, punta spagnola, acciaio damasco carboinox. Il mio primo Mastro Olivi. Grande rasoio. Vedete come scorre la lama eccezionale. Speriamo che la mia pelle risponda in modo adeguato. Non ne posso già più. Brufolino saltato. Beh, non ne posso già più, vi dicevo, di questo caldo, anche se è appena cominciato ed è giusto che sia così, cioè giusto, siamo anzi un po' in ritardo rispetto al calendario, eh? Bello questo manico molto ergonomico del Nero Ardesia Wild con il manico in radica di sequoia. Belle le sequoie, belli alberi, grandi.
Non vado fino in fondo sui baffi perché sto facendo un po' ricrescere qua, perché nelle ultime spuntate dei baffi mi è scappato un po' la mano e il ricciolo del manubrio si era un po'... ridotto, era dimagrito e quindi seconda passata del pelo, di fatto contropelo in realtà, acqua calda, e ci prepariamo alla terza e ultima passata. Vedete qua mi sono graffiato, eccolo qui, un pufoletto fetente. Ma d'altronde ragazzi, a me succede questo, con col caldo, il sudore, ma guardate che roba questo sapone. Adesso io spero di riuscire a fare un video a settimana, anche se settimana scorsa poi di fatto non l'ho fatto, perché c'è qualche piccola novità ancora da farvi vedere. Devo provare delle lame nuove per unghie. Ho finalmente ceduto a chi continuava a chiedermi di provare un sapone Razorock e ho comprato un sapone Razorock, e quindi lo devo provare. Tra l'altro di Razorock, se non sbaglio, di Razorock ho già provato Caribbean, che dovrebbe avere l'ananas dentro, in realtà io ci sento cioccolato. Questa è una cosa che peraltro per fortuna ho scoperto non essere capitata soltanto a me. Io non so se è un fatto, come dire, legato magari alla conservazione del prodotto, che magari un po' deperito perde certi aromi, o se è proprio il mio naso che non funziona. Insomma, sta di fatto che
ne ho un ricordo molto, molto buono dal punto di vista della meccanica, della protezione, però onestamente il sapone al cioccolato lo vedo un po'. Vedo un po' impegnativo, quindi di fatto non l'ho più usato. Visto che diversi di voi mi hanno chiesto di ho chiesto di provare nuovamente un sapone Razorock. Ho deciso di provarlo. E va bene, cosa dobbiamo fare? Va bene. Allora, acqua fredda. E poi al lume di rocca. Qua continua a sanguinicchiare un pochettino, ma ragazzi, la punta spagnola è così, non perdona mai. E se c'è un brufoletto, te lo fa fuori. Dicevo, altre novità, perché poi andiamo a provare questo nuovo sapone della Rasolo. Scusate che scaldo l'acqua. Guardate cosa è rimasto sul pennello.
sarà comoda un'altra insaponata. Quindi, nuovo sapone della Razorock da provare. Nuovo sapone, non è un sapone nuovo, in realtà è un sapone della Razorock che sicuramente molti di voi conoscono e che ho scelto più che altro per quello che non ho sentito dire da chi l'ha provato prima di comprare online i saponi. È sempre quello, che poi il profumo potrebbe non essere di gradimento. Poi abbiamo da provare un altro sapone, questa volta è un sapone di Marco Balocchi ed è l'altra linea di Barberia Bolognini, non il vigoroso, che abbiamo già testato, che era un po' cipriato, un po' talcato, quindi se vogliamo forse un po' più da stagione fredda, ma è fresco, non mi ricordo più come si chiama. Il sapone dovrebbe essere appunto estivo. Ho usato l'aftershave, mi sembra di riconoscere le note agrumate, quindi già mi piace. Ci apriamo anche la ciotolina e è rimasta poca roba perché il pennello ha grattato su tutto quanto. In realtà, avendo preso un pezzetto di sapone e avendolo attaccato sul fondo zigrinato della ciotola, tra le zigrinature ne è rimasto sicuramente abbastanza per far rimontare nuovamente il sapone. Però vuol dire, non siamo qua per mettere in dubbio le doti meccaniche di Isacco, che già ben conosciamo. Acqua fredda, via l'allume, dopo barba. Allora, dopo barba non può essere altro che un dopo barba estivo. E andando, qualcuno l'avrà già forse riconosciuto nella foto del video, ho riscoperto nel vano tentativo di rimettere in ordine le mie cose MDL 1. Questo è il flaccone 59 di 60, non so se si vede, 59 di 60, che ho comprato quando sono andato a trovare il buon Donato nella sua magnifica bottega. Buonissimo, molto agrumato, molto estivo e, per come la vedo io, tutto sommato si sposa anche bene con Isacco. Avrei potuto usare l'aftershave di Isacco, lo so, ma sarebbe stato scontato. E invece, in qualche modo, per cercare di almeno farmi perdonare la lunga assenza e la scarsità attuale di prodotti nuovi, ho pensato di riproporvi quello che ormai è un pezzo storico di MDL. Siamo arrivati al sesto o settimo, adesso non mi ricordo più quanti, ma sono un sacco, uno migliore dell'altro. Io purtroppo sono riuscito a prendere soltanto quello lì perché sono andato da Donato, perché altrimenti mi bevevano anche l'aftershave. Vedete, mi sono un po' arrossato, e questo purtroppo è colpa della mia pellaccia, ma non pizzica, la lume non pizzica, per cui non ha pizzicato, l'alcol ha già finito di dare fastidio e quindi è un, come dire, un fatto reattivo alla rasatura, sicuramente non perfetta, anche perché la mia pelle, come avevo detto prima di iniziare la sbarbata, bambola stupidina in questa stagione, quindi mi sa che dovrò ricominciare a fare un trattamento cosmetico di bellezza della pelle con la crema idratante per ovviare a questi problemi durante le sbarbate. Nel complesso però il post shave è assolutamente fantastico, la pelle è liscia, abbiamo raggiunto il DBS a costo, perché purtroppo io ho sta fissa, a costo di un po' di arrossamento che però non è fastidioso e quindi, peraltro, io lo vedo, non so se voi lo vedete,
queste luci qua, insomma, ti fanno diventare rosso subito a prescindere, ma sì, forse qualcosa di più, però un rosso sfumato non è una roba particolarmente, temevo peggio. Vabbè, quindi vi dicevo, state sintonizzati perché insomma qualche prodotto nuovo, c'è un altro in arrivo per il quale devo ringraziare un amico, ma non vi posso dire chi perché altrimenti svelerei già la sorpresa. Una nuova lama da provare, insomma, oh ragazzi, qualche piccola novità riesco a metterle insieme. A me non resta da fare altro che augurarvi una buona giornata e soprattutto delle buone sbarbate. Ciao, alla prossima!